Ciao a tutti, buon pomeriggio e stavo guardando una serie interminabile di commenti, anche di messaggi offese, di gente che non capisce, e di polemiche sui quotidiani, tutta la stampa ne parla per quello che ha fatto Laura Pausini, che ormai saprete, presumo, tutti e tutte. E premetto subito che secondo me Laura Pausini ha fatto benissimo, benissimo a fare una scelta netta e chiara, distaccandosi completamente dalla politica. La Pausini ha dimostrato che per un cantante l'importante è fare arte, fare musica e non pensare alla politica. E come hanno fatto altri artisti come Emma Marrone che si è schierata politicamente pesantemente, come la Loredana Bertè che ha attaccato Giorgia Meloni. Allora, in sostanza, cosa ha fatto la Pausini? L'avrete visto tutti, presumo. Ha semplicemente detto in TV spagnola, durante una trasmissione in una TV spagnola, alla richiesta di cantare Bella Ciao, la canzone che in verità non dovrebbe essere del PD, dovrebbe essere una canzone di tutti gli italiani, che però è stata, diciamo, monopolizzata dal Partito Democratico. Ha rifiutato di cantare Bella Ciao, molto semplicemente perché? Perché per lei è una canzone, politica, e lei non vuole schierarsi né da una parte né dall'altra, vuole rimanere sopra le parti, fare arte. E presumo tenere segreto il suo voto perché è giusto che così, è giusto così. Non come ha fatto Giorgia la cantante che ha attaccato Giorgia Meloni, vabbè, o come ha fatto Loredana Bertè. Esempio, lo stesso Vasco che conosco evita di esporsi direttamente. Perché è sbagliato? Perché un cantante deve fare il cantante. E la Pausini in questo caso ha dimostrato intelligenza e perché fa la cantante. Voi direte, tu fai il DJ, Robby, che cazzo parli, che ti schieri con Paragone, è diverso. Dire, io facevo il DJ quando potevo fare DJ, mi hanno chiuso tutti i locali e tutto, mi hanno fatto incazzare e mi hanno trasformato in un rompicoglioni. Perché prima facevo il DJ e basta. Dopodiché mi hanno talmente tanto rotto le palle con il Covid che ci hanno chiuso tutte le discoteche che a quel punto mi hanno obbligato a fare altro nella vita. Ho iniziato a fare giornalismo con la press, con il paragone.it e tutto, e da grande voglio fare questo, quindi rompere i coglioni. Voglio rompere i coglioni al sistema e a chi ovviamente mi ha messo nelle condizioni di cambiare completamente la mia attività. E quindi mo vado avanti a rompere i coglioni. Invece la Pausini, che vuol farla cantante, ha fatto una scelta lecita. E chi dice contrario è poco intelligente, perché la Pausini ha dimostrato una grandissima maturità. A prescindere che potrebbe essere di sinistra, e attenzione, io non so da che cosa voti e non mi interessa sinceramente cosa voti Laura Pausini. La cosa è certa, in questo caso ha dato una bastonata nei denti al PD, a Letta, che avrebbe voluto una Pausini e cantare una mattina mi sono svegliata, ok? Marco non c'è più, Marco non c'è più. Invece no, non ha cantato, Marco non c'è più, Marco se n'è andato e non ritorna più, perché è andato in battaglia con la bandiera rossa. Non l'ha cantato, non l'ha cantato e ha deciso di astenersi, e ha motivato la cosa in modo molto elegante. Quindi un applauso che darei a tutti, un pollicione e un applauso per Laura Pausini. Fate un commento, brava Laura, e tutto, perché ha dimostrato un'estrema intelligenza, ha dimostrato di non voler influire in nessun modo con i suoi fans nella campagna elettorale, e lo sta facendo un po' in diversi artisti, perché anche quelli super polemici, come Fedez, così si sono messi un po' da parte in questa campagna elettorale, forse hanno capito che devono evitare di rompere i coglioni. La cosa grave invece è che molti opinionisti, molti influencer stanno facendo una cosa sbagliata, ovvero dire alla gente di non andare a votare. Ci sono tanti influencer che stanno dicendo non votate, non votate, non votate, la cosa più sbagliata da fare. Pare che dire non votate è un reato, ve lo dico perché il voto è sacrosanto e non si può a livello legale, spero che qualche avvocato mi confermi questa cosa, spronare la gente a non votare, al non voto. È veramente proibito, cioè, ok? Bisognerebbe, anche perché è un diritto ed è un dovere andare a votare.
Laura Pausini, bravissima, ti stimo Laura, complimenti, a parte che mi piaci come cantante, poi sei delle mie zone, hai fatto una scelta giusta e mettendola con una botta nei denti a tutti quelli che vorrebbero sempre politicizzare gli artisti, quando in verità la musica è una cosa, e la musica è una cosa assolutamente, e invece la politica è un'altra. Sono cose ben distinte che devono rimanere assolutamente distinte. Detto questo vi saluto, grazie, ci tenevo a parlare di questo argomento perché ne stanno un po' parlando tutti i quotidiani, tutti i media ed è giusto parlarne. E un applauso, fate un applauso per favore, un cuore per cuoricione per Laura Pausini che se lo merita. Brava Laura perché ti sei astenuta e non hai voluto influire in nessun modo in una campagna elettorale che già è ricca di pagliacciate. E quindi andare in TV su una TV spagnola a cantare Bella Ciao sarebbe sembrato sicuramente uno spot pubblicitario per un Partito Democratico che ha fatto sua Bella Ciao ma che non gli appartiene. Attenzione, il Partito Democratico, con tutto il rispetto e l'amicizia che ho per Marco Rizzo, Marco, hai ragione tu, il Partito Democratico sono i nemici anche del comunismo, perché in verità sono i nemici della sinistra, della vera sinistra e della vera destra. Il Partito Democratico sono semplicemente i rappresentanti di un sistema e non più i rappresentanti dei partigiani di quello che era una volta la sinistra Berlinguer, che io me lo ricordo a livello storico e che stimo tuttora, anche se non c'è più, per una grande mancanza, perché personaggi come lui erano veramente di sinistra. E un Berlinguer oggi si schiferebbe del Partito Democratico. E Laura Pausini, hai fatto benissimo, benissimo a non cantare Bella Ciao. Ciao a tutti e buona giornata e buon pomeriggio.